Mostra internazionale d'arte cinematografica 2015, quarta edizione per il Green Drop Award, il premio che ormai si sta consolidando sempre di più per quanto riguarda l'ambiente e la cooperazione fra i popoli, che come Green Cross assediamo a quello che è uno dei film più importanti in programma della selezione ufficiale. E quest'anno una giuria che non sfigura di certo rispetto a quelli degli anni passati, dove si sono avvicendati personaggi come Olbio, Ottavia Piccolo, la Cardinale, eccetera. Quest'anno presidente di giuria, non a caso, è Remo Girone, e con lui abbiamo Sebastiano Somma, Francesca Inaudi, Paola Comin, famosa PR del mondo dello spettacolo, e Lucia Grenna, direttrice del programma Clima della Banca Mondiale, quindi una giuria importante sia sotto il profilo cinematografico che sotto quello contenutistico. E beh, il film che è stato scelto quest'anno è un film dai forti contenuti politici e ambientali, non a caso viene da uno di quei paesi di cui si parla di più e forse si conosce di meno, che è la Cina. E il film proprio di questo racconta di un modello di sviluppo insostenibile. Era quasi inevitabile, avendoli visti tutti, che il film fosse premiato con il Green Drop Award 2015.